occhi abbronzatissima, e chi ne ha più ne ha più ne metta, Irene Temperini, facciamogli un applauso. Finito, ti fa matto? Ha detto che se ho finito. Buonasera ragazzi, grazie di essere venuti, di essere tanti come sempre. Grazie, un applauso a tutti noi che siamo qua. Però scusate, l'applauso questo, ne fate sentire un vero applauso? Forza! Oh, già che sono gli assomiglia, già gli assomiglia. Chiamalo. Allora, io prima di iniziare volevo fare dei ringraziamenti, volevo ringraziare il primo tavolo alla nostra destra, che sono gli amici del comitato di quartiere di San Faustino. Immediatamente dopo ci sono gli amici del comitato del Pilastro, del quartiere del Pilastro. Poi abbiamo il comune di Viterbo, e che abbiamo diviso proprio, come sono anche il consiglio, la maggioranza e l'opposizione. Poi abbiamo il tavolo della Prologo, perché siamo tutti qui praticamente. Poi abbiamo il tavolo del mare di Mauro Dance, che quest'anno veramente hanno fatto una cosa meravigliosa. Poi abbiamo il tavolo dell'inverno, che hanno fatto, no scusate, abbiamo il tavolo SPQR degli antichi romani, che è meraviglioso. Poi ci sono, vicino che tavolo c'è ragazzi, non vi vedo, i fichi, non me ne no. Ma... figli delle stelle. I figli delle stelle, ovviamente c'hanno pure le stelle. E poi c'è il tavolo di Daniele Cortese, a cui farei un applauso, sta per arrivare, perché Daniel Planz oggi ci ha pulito tutta la piazza, tutto il quartiere, tutti gli alberi, e gli farei un applauso perché è un cittadino del quartiere che se l'è preso a cuore e ha praticamente pulito tutto il quartiere. Allora io chiamerei, visto che è arrivata la sindaca in mezzo a noi, Daniele, l'ho ringraziato, eccolo Daniele, e lo ringrazio ancora Daniele, grazie sindaca, vieni qua. Allora, questa iniziativa rientra, come abbiamo detto, nelle iniziative dell'estate viterbese, che però quest'anno si chiama Sogno di una moglie, lo facciamo dire all'assessore perché mica posso dire tutto io. Però chiamo un attimo l'assessore, sta mangiando il panino. L'assessore sta mangiando il panino con la porchetta. Chiamerei Chiara, buonasera, a cui passo la parola per i saluti e poi... Manco dal fiatone mi hai fatto riprendere, che sono arrivata alla Fontana Grande a piedi con tutti gli step intermedi. Allora, buonasera a tutti, benvenuti all'edizione di quest'anno della White Dinner. L'anno scorso siamo ubriacati con il comandante della polizia locale, non so se c'è pure quest'anno, se ci ha dato buca, spero che però l'esito alla fine sia lo stesso. No, scherzi a parte, ci siamo, è un momento insomma di divertimento ovviamente, dove stiamo bene insieme, in spensieratezza, ma è anche una serata che lancia dei messaggi importanti. Ce lo siamo detti in conferenza stampa, è un modo di riprenderci degli spazi, è un modo di rivivere, tornare a vivere un quartiere che è purtroppo spesso oggetto di cronache per motivi negativi, e spero che oggi sarà oggetto invece di cronache per la bellezza che avete saputo, che abbiamo saputo, che avete saputo portare in questa piazza con una cena in bianco che ha voluto essere per il secondo anno di fila organizzata a San Faustino, spostandosi insomma da San Pellegrino, dove era nata, a qui, perché è qui che c'è, anche qui ovviamente c'è l'identità di Viterbo, ma è uno dei quartieri altrettanto storici e che ha bisogno di noi, ha bisogno di essere vissuto, ha bisogno di positività, ha bisogno di spirito di corpo, di comunità. E questo è la White Dinner, grazie alla Prologo, grazie a tutte le associazioni che hanno contribuito a costruire tutto questo, con ovviamente il supporto e il sostegno da parte del comune, in particolare dell'assessorato alla cultura guidato da Alfonso, che ce la smette di ruminare. Alfonso, forse magari se la smette di ruminare, magari dopo ci dice pure qualcosa. Allora, sono un pseudopolitico, di conseguenza posso parlare per tanto tempo quanto vuoi e non dire anche niente, a volte dire pure dei contenuti, però se vuoi dopo un po' non dico più niente. Ogni giorno un qualcosa, io stamattina ho visto anche il post della Prologo, dice quando si invitano le persone a cena si pulisce casa, e è verissimo che si pulisce casa prima e dopo, e anche in questo caso è stata pulita la piazza, prima
e anche dopo la puliremo a questo punto tutti insieme, perché se siamo qua è sì per stare insieme, sì per ravvivare questo magnifico, questa magnifica atmosfera, ma anche per dare il nostro piccolo contributo della presenza della città in zone appunto considerate sensibili, ma la sensibilità forse è di ognuno di noi, diciamo un po' così. Ok? Grazie. E anche, posso fare una precisazione? Anch'io a questo punto tutte precisazioni? Allora, io invece del tavolo praticamente ho contribuito soltanto alla parte beveraggio, e quindi mi consentite di fare un plauso alla mia collega Francesca Sanna e a tutte quelle magnifiche donne che sono lì sedute, e a tutti voi che avete contribuito per allestire questi tavoli magnifici, i miei complimenti. Irene e Chiara ovviamente accompagnati dal coro. Vi aiuto? Facciamo tutti insieme. Ovviamente la possiamo cantare insieme a loro, perché visto che è tradizione, si può non cantare. C'è Rosa qui che canta. Adesso il mondo, io mi sposto un po' più là, sono un cuore vagabondo che di regole non ne ha. La mia vita è una roulette, i miei numeri tu li sai, il mio corpo è una moquette, dove tu ti addormenterai. Ma girando la mia terra, io mi sono convinta che non c'è odio, non c'è guerra, quando metto l'amore c'è. E dai, lo facciamo tutti in coro questo. Com'è bello far l'amore da Trieste in giù, com'è bello far l'amore, io sono pronta. Tanti auguri, tanti amanti, tanti auguri, in montagna ed in città, com'è bello far l'amore da Trieste in giù, l'importante è farlo sapere con che voglia tu, e se ti lascia lo sai che ti fa, trovi un altro più bello, che problemi non ha. Allora intanto abbiamo i nostri coreografi qua sotto che stanno facendo la coreografia del ballo, cerchiamo di seguirli anche se il calcio è piccolo, chi vuole si può unire alla coreografia in piazza. Allora per esempio adesso sulle mani, via insieme, adesso! È Daniele che fa lo studente. Mi dicono che l'amore va a cento con la bollia, anche se io mi vuoi che sia, tante volte l'incoscienza è la strada della virtù. Indicare, litigare per amarsi sempre di più. Abbiamo scelto una bella vita, la mia terra, io sono convinta che non c'è odio, non c'è guerra, quando a letto l'amore c'è. Insieme. Come bello far l'amore da Trieste in giù, come bello far l'amore, io son pronto e tu. Tanti auguri, tanti amanti, tanti auguri, in campagna e di città. Come bello far l'amore da Trieste in giù, l'importante è farlo sempre con chi voglia tu. E se ti lascia lo sai che si fa, trovi un altro più bello. Com'è bello far l'amore da Trieste in giù. Qui tanti amanti, tanti auguri, campagna di città. Com'è bello far l'amore da Trieste in giù. L'importante è farlo sempre con chi hai voglia tu. E se ti lascia lo sai che si fa, trovi un altro più bello. Finale, finale, vai insieme. Trovi un altro più bello, se problemi non ha. Ma bravi! Bravi, mi sembra che per iniziare siamo partiti carichissimi. Fantastico! Ormai l'hai portato con te, il suo ruolo, mi chiedi qual è. Non puoi imparare. Io volevo incontrarti da sola. Mentre lui chi è? Lui chi è? Lui chi è? Lui chi è? È già difficile farlo con te. Lui chi è? Lui chi è? Lui cos'è? Lui cos'è? Lui chi è? È distratto ma c'è un uomo. Donalo! Mi aspettavo, lo sai.
un rapporto un po' più normale. Quale eventualità? Trovarsi una collocazione. Ora spiegami dai l'atteggiamento che dovrò adottare. Mentre io rischierei di trovarmi al buio tra le braccia a lui. Oddio, non è il mio tipo, ma soprattutto lui chi è? Loro chi sono? Vai donne, donne! Lui chi è? Coro femminile. Occhio al momento topico. Ancora. Lui chi è? Lui chi è? Insieme. Il triangolo no. No, io non l'avevo considerato. D'accordo, ci proverò. La geometria non è un reato. Garantisci per lui. Se lo fai, guarda, quasi quasi. Per cui suo amore è un particolato. Mentre io gli sarei. Ma il triangolo io lo rifarei. Perché no? Lo rifarei. Lui chi è? Grande, sono Nicola Porchetta e sono molto felice di essere qui e ti do un bacio e do un bacio a tutti e io dico sempre che c'è solo una cosa peggiore di parlare quando la gente mangia, che è, mi spiace per voi, cantare quando la gente mangia. Quindi, no, quindi nel senso non voglio annoiare nessuno, grazie di essere qua, buona serata, vi aspetto ovunque perché ci stanno un sacco di cose organizzate, sì, dall'amministrazione, da qui al, le possiamo dire almeno, certo, un paio di cose, il grande DJ set del 3 subito dopo la macchina di Santa Rosa fino alle 4 del mattino a Valle Faul la sera prima, una serata di musica con gli Zero Assoluto, poi abbiamo 4 serate di teatro a Piazza San Lorenzo, insomma c'è un bel po' di cose, non vi annoio più, buona serata, buon appetito, buon divertimento, buona cena bianca e abbraccio a tutti. Vedo la barca che canta. Forza, fatemi sentire, barca! Mauro Dance. Anche le gatte cantano, io non le vedo, fatemi vedere, anche le gatte cantano. Alfonso! Start spreading the news. I'm leaving today. I wanna be a part of it. New York, New York. These vagabond shoes are longing to stray right through the very heart of it. New York, New York, I wanna wake up
a city that never sleeps, and find a king of the hill, hey, top of the hill, my little blue, on melting away. I'll take a precious part of it. Yeah.